Grazie Presidente Cenati. Il Presidente mi chiamava Oscar Giscalo, il Comitato Salabiano della Costituzione, 10 anni fa. Anche allora, credo che alcuni amici che c'erano anche allora, a prendere le firme, a fare la campagna referendaria, l'Avvocato Altoso, come Convertorici, vari altri. Anche allora è stato molto difficile, eppure ce la facevo. E ecco come mi ha ricordato l'Avvocato Altoso Milano, che era un grandissimo contributo. Nella fase non era e non è necessario per il referendum costituzionale, teniamo pienamente anche questo, ma 10 anni fa comunque superato il 50% dei votanti e a Milano molto di più, sfiorando il 60% dei votanti. Quindi è possibile farlo di nuovo, anche se 10 anni hanno un po' reso più fiacco alcuni anni e reso anche la contrapposizione politica e l'unità delle forze un po' difficile. Il vantaggio è che c'è la rete più potente, possiamo comunicare meglio tra di noi, perché tutto si giocherà sulla comunicazione. Professor Pace, grazie di essere venuto da Roma, brillantissimo artista, professionista, avvocato, ma qui soprattutto presidente del Comitato Nazionale per il No al referendum costituzionale. Avvocato, anche lei 10 minuti, 12, facciamo 13, perché poi c'è la seconda fase, c'è la seconda male, facciamo 15 e 3 quarti, perché dopo c'è la seconda fase dell'intervista. Allora, la legislatura attuale è la 17. Ah, per quella non si è rognosa. Allora, adesso mi dovete fare un regalo. Io vi dico 1, 2, 3 e a alta voce dobbiamo gridare insieme viva la Costituzione, che la senta pure Matteo Renzi. Pronti? 1, 2, 3, viva la Costituzione! Io vorrei, se non mi interrompe il signore Barbuto, dire 3 cose. 1, parlarvi dell'illegittimità del procedimento di revisione costituzionale in atto. 2, l'illegittimità della legge costituzionale per come è formulata per il referendum. E infine, l'illegittimità del Senato. Poi c'è di legittimità, se ne stanno tante a bizzeffe, è un'esercitazione. Allora, cominciamo con l'illegittimità della procedura. Tutti quanti sapete che la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 1 del 2014, dichiarò incostituzionale per cosiddetto Porcellum. Che adesso dire? La legge. La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza numero 1 del 2014, dice: attenzione, esiste un principio non scritto, che chiamavo altre volte, il principio della continuità degli organi costituzionali. Cioè, quando anche dichiarati illegittimi, possono continuare a funzionare. Però, cosa che poi tanti politici, anche quelli tanto, tanti in alto, eccetera, non hanno considerato, che la Corte Costituzionale proprio nell'ultimissime battute ha richiamato 2 articoli, ad esempio l'articolo 61 e l'articolo 77, come esempio del principio di continuità. Sono 2 norme che tutt'al più 3 mesi, questo voleva dire la Corte, cioè non dovete andare a venire subito, potete avere il tempo per fare, per cambiare la legge elettorale. E invece, Napolitano, l'ha detto, non lo dico io, perché un tempo non si poteva fare di salire al capo dello Stato cose malvagie, l'ha detto la Boschi. La Boschi ha detto l'autore di questa legge costituzionale è Napolitano. E allora, Napolitano ha le cose
Arrivo, mi risulta talmente tranquillo che andate a insegnare a Parigi. E è iniziato questa procedura, quindi è nata sbagliata, che doveva andare. Ma non è che ha migliorato, perché le revisioni costituzionali spettano al Parlamento. E invece, così come aveva fatto Berlusconi nel 2005, come aveva tentato di fare Letta nel 2015, anche Matteo Renzi ha predisposto il disegno di legge costituzionale il governo, che è una cosa sbagliata, sbagliatissima, perché se no si mischia l'indirizzo politico di maggioranza con la Costituzione, che sta un po' più su. Cosa diceva Caramandrei a questo riguardo? Quando l'Assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti. Estraneo a quei banchi deve rimanere il governo alla formulazione del progetto, se si vuole che questo scandisca interamente dalla libera determinazione dell'Assemblea sovrana. E invece, che è successo? Il PD nel programma non c'era la revisione costituzionale, però il progetto di revisione costituzionale è stato deliberato in Consiglio dei Ministri, quindi un atto di governo. E subito si è capito dove si sarebbe andato a finire, perché già nel luglio, ve lo ricordate, nel luglio 2014 dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato in sede referita furono cacciati due i senatori Mauro e Mineo, perché avevano fatto ricorso alla libertà di coscienza. Si tratta della Costituzione, che non posso assoggettarmi alle direttive del partito. Via, cambiato Commissione. Quindi vedete, la Costituzione veniva appiattita sul programma di governo. Secondo, nella prima lettura esisteva un relatore di maggioranza, Finocchiaro, e un relatore di minoranza, Calderoni. Nella seconda lettura Calderoni è eliminato, non c'era più un relatore di minoranza. Io vorrei che percepisse la carità, questa è una revisione costituzionale. Quando nella seduta del 1 ottobre 2015 venne messo in votazione l'emendamento a firma Boccia di Vicenza, cioè posto, 1803, strutturato in maniera tale da precludere tutta una serie di votazioni che avrebbero richiesto il voto segreto. In pratica un super canguro nella legge costituzionale. Sapete che è un super canguro? Un modo per chiudere qua. Ultima cosa, potrei andare oltre, se no dopo barbuto mi caccia. Allora, quando ero bambino, arrivo con un barbuto, con un barbuto, adesso c'ho 80 anni. Allora, ultima cosa, ve lo ricordate, l'articolo 2,2 del disegno di legge costituzionale. Si erano finalmente il gruppetto voleva, no, non arriviamo, il Senato deve essere elettivo. Finocchiaro, no, che cosa hanno fatto? Hanno fatto, il Senato è eletto dai consigli regionali, e ne parliamo che porcheria è, però c'è una norma che dice che il risultato deve essere conforme alle elezioni, le elezioni che devono fare. Poi capite bene che o si appiattisce e allora è inutile questa elezione, oppure si divaria ed è legittimo. Perché è legittimo? E questi pochi lo ricordano. Perché l'articolo 1 della Costituzione, al secondo comma, vi dice che la sovranità appartiene al popolo, che la della Costituzione, e la Corte Costituzionale nella sentenza 1 del 2014, quella del Concellum, aveva detto
e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto costituisce il principale strumento della volontà popolare. Quindi accanto l'interpretazione che ci interessa però nella Costituzione e che attraverso la rappresentatività dell'Assemblea parlamentare si esprime la sovranità popolare. Più chiaro di così? Questo che cosa potrebbe succedere? Se c'è qualcuno avvocato qua davanti, di me, se dovesse passare questa legge potrei, io vi consiglio sin da adesso, una volta che si trova una legge bicamerale, cioè approvata dalla Camera e dal Senato, benissimo, solleva la questione di costituzionalità, perché quello determinato è iniziato a monte e quindi sollevare la Costituzione, poi vediamo che succede. Adesso purtroppo c'è un messo Barbera che si antenaccia, diciamo. Questo è il primo punto che volevo dire. Secondo punto, dicevo, l'illegittimità del fatto che questa legge ha un contenuto disomogeneo. Che vuol dire? Mentre il bravo professore è sull'atmosfera. Cerco di dire una cosa in una maniera più chiara, anche se è un concetto giuridico. Fino al 1980, quando si parlava di leggi costituzionali, le leggi costituzionali affrontavano soltanto un tema. Quale cosa? Riforma dell'articolo 68 della Costituzione, riforma. Quindi è evidente che si andava a dire sì o no. Poi dal 1981 la decadenza, proprio del fatto che non hanno più capito il senso della nostra Costituzione, hanno cominciato a tentare di passare delle riforme globali attraverso sempre lo stesso strumento. Per cui continuano a dire, ma bisogna sempre dire sì o no, e sta fresco, perché andate a vedere la legge costituzionale per i posti, disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di finanziamento. Questo non è una materia della costituzione, è giusto uno specchietto per la rotola per far vedere quanto siamo bravi, pure facciamo risparmiamo nella costituzione, la soppressione del pennello e la revisione del titolo quinto dalla parte della Costituzione. Tace sul fatto del cambiamento della forma di governo, che è la. Allora, voi andate a dire che fate? Sì e no, ma che cosa dite sì e no? Perché qui molto probabilmente siamo tutti d'accordo, no a tutto quanto, ma ci sono delle persone che pensano che tutto sommato la modifica del titolo quinto potrebbe essere utile perché c'erano tante sfidaggini nell'articolo 117. Ora, col poveretto, io vorrei, e come faccio a scegliere? Non si può, però stiamo studiando se possiamo tentare. Non è possibile il referendum per parti separate. Terzo punto, Senato. Lo so, è difficile. Sesto grado superiore, però anche il sesto grado superiore esiste. Allora, ultimo punto, che è l'unico, questi sono diciamo teorici, però che vi danno un insieme della porcheria che è questa legge costituzionale. Andiamo a questa che è proprio una mega porcheria, quella del Senato. Perché, come già ho accennato,
l'elettività del Senato, è data ai consigli regionali. Anche voi state a Milano, c'è cioè il consiglio regionale, ecco, sapete che sono i consigli regionali, o devono scegliere meglio uno che li votava, consiglio regionale del Lazio, consiglio regionale della Campania, eccetera. Questi sono quelli che eleggeranno il Senato. Hanno detto che volevano fare il Bundesrat. Invece, poi è andata a finire al Bundesrat austriaco. Si chiama Bundesrat attualmente, ma però in tutti i libri dice che non fa niente. Non fa niente. Perché essendo eletto il Senato austriaco, non so come si chiama, da questo non fanno niente, non hanno una legittimazione politica. Ora, questo Senato già l'ho detto prima, i vizi per ciò che riguarda la nomina, ma voi vi immaginate, sapete quanti saranno? 100, che nello stesso momento, per risparmiare, devono essere anche consiglieri regionali o sindaci. Il che significa che non fanno bene né il senatore, né il sindaco, né il consigliere regionale. E inoltre, il rapporto del Senato nei confronti della Camera dei Deputati è assolutamente aperto, perché nel Parlamento in seduta comune avere 100 voti non ci si riesce a fare niente, cioè è inutile, i 100 voti non riescono a eleggere autonomamente qualche uno. Devo andarmene via? Non lo so. No, no, no. Allora, capite? Quindi si è creato questo meccanismo che dovrebbe però fare tante cose. Se voi vedete l'articolo 57 del nuovo testo, sono tante le cose, tantissime. 100 persone, quando anche fossero a tempo pieno, non ce la potrebbero fare. Quindi è una presa in giro aver disegnato il Senato in questa maniera. E per di più, e qui arriviamo lo faccio felice, il Senato partecipa alla funzione legislativa, partecipa addirittura alla revisione costituzionale. Come è mai possibile che un organo legislativo debba essere eletto da consigli regionali? Sin dal 1300 c'era questa teoria Marsilio da Padova che diceva che l'autorità legislativa doveva essere la legittimazione. 1300, questi se ne sono dimenticati, è una presa in giro. E con ciò torno a tutti. Partecipazione, più
più chiarezza, più velocità, sembra una cosa meravigliosa. Il problema è avere la possibilità di confrontarsi sui contenuti. Perché queste argomentazioni facili, suggestive, alla prova dell'analisi sui contenuti, dimostrano di essere vuote o assai distopiche. Ecco allora il punto è creare un altro dibattito in tutto il paese, attraverso tutti i media, in tutti i comuni, in tutte le piazze, per non convincere le persone, ma aiutarle a riflettere. Noi abbiamo bisogno soprattutto che ci sia una grandissima campagna di informazione. Abbiamo bisogno soprattutto che la RAI faccia servizio pubblico su questo. C'è anche l'Arci Nazionale di Milano qui con noi, che ci ha dato una grande mano, vi ringraziamo e continuiamo con questo così cagliato. Abbiamo qui tre altre persone che hanno dedicato molta riflessione, la propria energia e ancora lo faranno a questo impegno. Abbiamo l'avvocato Pesoste, io ho una speciale simpatia. Ma non anche come se niente fosse, anche probabilmente
ti ho visto perché mi hai dato un premio di maggioranza che io ritengo enorme, maggioranza assoluta sono 316 seggi e invece ne vengono assegnati 340. State ben attenti, questi 340 come incidenza percentuale non vanno fatti su 630 membri del Parlamento, perché 12 sono della circoscrizione estero che sono calcolati a parte, perciò sono il 55% di 618. Darò alcune cifre, spero di non dare i numeri, perché alcune questioni sono strettamente collegate a un insegnamento della matematica che forse non è il forte di chi ha fatto questa legge. 55%. Anche in Germania abbiamo un premio di maggioranza. Pensate un po'. È vero che se un partito prende la maggioranza assoluta dei voti, ma non ha la maggioranza assoluta dei seggi, gli vengono tanti seggi in modo da avere la maggioranza più uno. Questo è il premio di maggioranza sul quale non avrei niente da dire, sarebbe perfettamente accettabile. Ma quello che è ancora più grave è l'ipocrisia, perché noi abbiamo dato ascolto, attuato la legge costituzionale che dice che non si può dare un premio senza una soglia minima in voti o in seggi. Anzi, siamo andati oltre. Noi abbiamo dato una soglia molto alta da essere sicuri che nessuno lo raggiunga, perché quel 40% viene calcolato su tutti quelli che hanno dato dei voti, compresi quelli per liste che restassero al di sotto del 3%, cioè che non avranno rappresentanza. Mentre invece al ballottaggio vanno le liste di quelle che sono state ammesse alla ripartizione dei seggi, perciò sono le liste che hanno superato il 3%. E questo senza nessuna soglia. E sapete come l'hanno giustificata negli atti con cui si stanno difendendo dalla nostra aggressione? Le soglie ci sono. Al massimo un premio di maggioranza può arrivare al 15%. Perché se la prende una lista che prende il 40%, arriva al 55% e questo è il massimo di premio maggioranza. Perché se invece uno la prende al ballottaggio, dove per vincere il ballottaggio bisogna avere il 50% più uno, un premio di maggioranza è solo del 5%. Siete rimasti convinti o qualcuno non è andato a leggere bene la legge e stabilisce che il premio di maggioranza viene dato in base alla percentuale che hai preso il primo turno e quella che viene premiata, anzi c'è questa contraddizione fondamentale che il premio di maggioranza è tanto più alto quanto minore il consenso elettorale. Cioè qui l'articolo 48 l'abbiamo del tutto rovesciato. Se io ho il 46%, ho un premio di maggioranza minore che solo il 40%. Se poi al primo turno avevo il 25, il 27 o il 30 e vinco anche il ballottaggio, il premio mi porta quasi a raddoppiare i voti che avevo. Questo è una delle tante questioni che dovrebbero indignare. E invece vengono anche scritte proprio come a difesa di questa legge. L'altra questione è poi che ci sono delle grosse disparità di trattamento, alcune assolutamente ingiustificabili. Il Senato, che viene ridotto, a questo nella legge di revisione costituzionale, viene ridotto a 100 membri. Pensate un po', la Val d'Aosta, che dalla vita dei 70 anni di Costituzione, delle leggi elettorali, ha sempre avuto un deputato e un senatore, su 315, adesso avrà due senatori su 100, perché è il numero minimo di senatori che deve avere ogni regione. Come anche hanno fatto delle norme speciali, anche questo l'hanno scritto, in omaggio all'accordo dei Gasperi di Gruber, nel Trentino Alto Adige, secondo l'Italico, si vota con collegi uninominali. Sono otto collegi.
leggi nominali e tre di recupero proporzionale. Questi quattro leggi sono blindati, cioè cosa succede dopo il primo turno? Non sono toccati da nulla, perché vengono eletti come la circoscrizione estera al primo turno. Solo che chi sta all'estero non partecipa al ballottaggio, invece quelli che hanno già eletto i loro senatori partecipano al ballottaggio e devono decidere come devono essere governati gli altri 36-60 milioni di italiani. E questo è successo nel 2013. Nel 2013 la differenza tra le due coalizioni allora era dello 0,25%, la Sud-Tirolo e la Sud-Partai ha preso lo 0,40%, perché è stata decisiva la fiducia dell'intera comunità. Ecco, queste sono tante questioni sulle quali dobbiamo riflettere. Voglio chiudere una cosa rapidissima, perché oggi c'era sul Fatto Quotidiano che il comitato dei cattolici del no ha 127.000 adesioni. Io che pure sono iscritto all'Unione degli Atti degli Agnostici Razionalisti, mi sto sempre più entusiasmando della religione e del linguaggio evangelico. Mi basta essere chiaro. No, no, sì, sì. Allora, che è evangelicamente no, no al referendum costituzionale e sì, sì, al referendum sulla consultazione.